attenzione. Claudio questo mese ha praticamente creato un riconoscimento speciale alla migliore promessa, cioè diciamo alla migliore performance delle ultime ragazze assunte. Ora questo mese si aggiudica il premio con 193 appuntamenti. Marta, del turno 9:13. Allora, osservazione, domanda banalissima, sono di quelle che si fanno in televisione. Virzì ha colto bene lo spirito del suo romanzo, è d'accordo? No. Perfetto. No, non credo, sono proprio due cose diverse. Infatti. Ma c'è una scelta alla base, nel senso che la cifra della mia narrazione è l'ironia feroce, perché quando io sono entrata a contatto con quel mondo del lavoro avevo 34 anni, quindi avevo 10 anni di consapevolezza acquisita alle certo. spalle e anche un po' di disillusione. Lui ha fatto la scelta di una protagonista di 10 anni più giovane, quindi una figura necessariamente più ingenua, più sprovveduta, forse anche più disarmata, nonostante il titolo di studio alle spalle. Allora la seconda domanda, quanto è stata concertata questa decisione tra voi? Beh, nonostante io abbia collaborato alla sceneggiatura e al soggetto, è chiaro che prevale la cifra stilistica del regista, io non avevo la stessa potenzialità di incidere sulla sceneggiatura. A questo punto il dialogo è maturo per la terza domanda, soddisfatta? Comunque. Sono soddisfatta comunque perché ritengo che anche questa scelta differente porti alla luce comunque aspetti importanti che nel libro comunque c'erano. Ad esempio? Ad esempio metta l'accento sulla manipolazione delle relazioni che si può verificare all'interno di posti di lavoro dove vige il sistema del ricatto dovuto al contratto a progetto, per cui insomma o ti presti comune a quello a tante che... persone, tante che ci stanno esatto. anche guardando, quindi sentiranno bene questa. Non sono soddisfatta, ma questa non è colpa di Virzì ovviamente, della piega che sta prendendo la cosa, cioè che il call center sia stato assunto a paradigma del luogo del precariato, è una falsità questa, anzi al contrario, di solito sono professioni più strutturate e anche più prestigiose a vivere di cosa precarietà. Cosa che simboleggia meglio il precariato allora in questo momento e anche in letteratura? Bella domanda. Una bella domanda, sì. E il precariato è difficile da definire, certo che è facile incarnarlo nel call center perché il call center lascia una prospettiva di speranza, perché essendo considerato nell'immaginario collettivo come il fondo dei lavori che puoi fare, da lì in poi puoi solo salire. Poi c'è una vena di ottimismo comunque nel film, cioè. Sì, c'è una vena di ottimismo, forse più assolutoria che ottimistica, nel senso che vittime e carnefici non si capisce bene chi sia chi nel film, io su questo non ero troppo d'accordo. Invece la situazione di precarietà vissuta in un ambito in cui apparentemente non puoi salire più in alto ti toglie ogni speranza perché dici ho fatto di tutto per arrivare qui e ora che ci sono certo. non ho certezze, quindi questo secondo me è più precarizzante paradossalmente quella situazione che non il call center. E allora una domanda forse ancora più puntuta, visto che ha parlato di questa sua esperienza vissuta in questi 10 sì. anni, si è sentita forse questi 10 anni un po' traditi da questa versione cinematografica o sminuiti oppure smussati forse? Per quanto mi riguarda no, perché io sono una delle persone fortunate che nella vita hanno potuto fare sempre il lavoro per cui hanno studiato e io ho avuto molti contratti a tempo indeterminato e sono stata io a rescinderli perché volevo certo. aprirmi altre strade, quindi io ho esercitato un diritto che è quello di cambiare idea, di scelta. Chi vive una situazione precarizzante la vive più drammaticamente quando non può sottrarvisi, quindi penso che... purtroppo il film trasmetta l'idea che se non hai gli strumenti per promuoverti, come nel certo. caso della protagonista, se non hai per farcela da solo, il rischio è dal call center cadere ancora più in basso. Quello è un contromessaggio. Cosa risponderebbe me. A chi dice che la precarietà, il precariato delle vite è un po', come si dice a Bolzano e anche a Canicati, sfigate, siano diventate un pochino un leitmotiv eccessivo nella letteratura italiana di questo periodo, una presenza un po' forse quasi un cliché, ecco, diciamo la parolaccia. Allora, presenza eccessiva no. No? No, non lo ritengo. Ci sono tante opere comunque che ce n'è tante ma non abbastanza, se ancora qualcuno si può permettere di dire che sul precariato c'è troppa enfasi, forse insomma è necessario che si levino voci per dire che non solo non c'è troppa enfasi, ma non ce n'è stata abbastanza ed è per quello che si è potuto diffondere in questa maniera.